Buongiorno amici e amiche, buon martedì 9 marzo 2021. Oggi San Domenico Savio. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 18, versetti 21-35. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7». Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Nella prima lettura Azaria supplica il Signore di non dimenticare la sua bontà e la sua misericordia, di perdonare i peccati del suo popolo, ma soprattutto di non dimenticarsi del suo popolo, l'eletto, quello che si è scelto, e conclude dicendo: «Da gloria al tuo nome». A pensarci bene, noi, che siamo fatti a sua immagine, siamo anche chiamati a dare gloria al Signore attraverso la nostra vita, eppure ci comportiamo sia come Azaria quando preghiamo Dio di perdonarci, sia come il servo malvagio del Vangelo che viene perdonato dal suo padrone ma non usa la stessa misericordia col suo compagno. La questione del perdono è annosa e spinosa. È difficile perdonare, ma se a sbagliare siamo noi, vogliamo sempre essere perdonati e siamo così abili a trovare le giustificazioni. E allora può questo mio atteggiamento glorificare il nome di Dio del quale sono figlio? Oggi provo a fare un gesto di carità con quella persona che mi è davvero ostile. Buona giornata a tutti.